Il governo mette in campo 100 unità delle forze dell'ordine, l'estensione di un programma già in sperimentazione alla sanità, il Comune di Napoli che contributo potrà dare e darà? Ma il Comune di Napoli ha dato un contributo enorme, tanto è vero, l'ha riconosciuto il Ministro ieri, seppur come dire, nella conferenza stampa non si è entrati nel dettaglio, ma quello che è stato davvero importante è che durante un comitato così lungo tutti hanno dato atto non di quello che farà il Comune, magari ci torniamo adesso, ma di quello che sinora l'amministrazione comunale ha fatto. Voglio ringraziare da questo punto di vista tutte le istituzioni delle forze dell'ordine e della magistratura che hanno riconosciuto il lavoro del Comune, soprattutto devo dire molto apprezzato per il livello di dettaglio quello che hanno detto la procuratrice presso il Tribunale dei Minorenni, il Presidente del Tribunale dei Minorenni, a proposito del rapporto con la filiera, chiamiamola così, delle politiche sociali e il lavoro, come dire, culturale con la Polizia Municipale e tutto quello che voi sapete, e quindi siamo partiti da un bilancio positivo delle cose fatte. Poi mi par di capire che sono state accolte richieste che il Sindaco da tempo dice. Mi ascoltate, credo, da molto tempo, ho sempre sottolineato che un maggior controllo del territorio, quindi più presenze di donne e uomini delle forze dell'ordine, era qualcosa di particolarmente auspicabile. Voce anche isolata, devo dire, qualche volta, e il Ministro ieri mi pare che sia in comitato in conferenza stampa è stato chiaro, 100 persone in più dedicate alla sicurezza dei giovani, quindi risultato importante. E diamo atto al Ministro dell'Interno di aver raccolto tra l'altro una sollecitazione dei cittadini napoletani di cui io mi sono fatto umile portavoce e convinto assertore di questa necessità. Il Comitato ha dato atto che in attesa che la Prefettura sblocchi una gara che dura all'infinito da troppo tempo, ci siamo fatti carico della depositeria come per i motorini sequestrati, ho sollevato questa questione. E il Ministro ha detto assolutamente dobbiamo, l'avete ascoltato ieri in conferenza, tolleranza zero, dobbiamo trovare un luogo per la depositeria, per depositare i motorini che verranno sequestrati. Domani c'è una firma, l'ha annunciato il Ministro, del cosiddetto progetto sanità, vorrei ricordare quella è una proposta del Presidente Poggiani della terza municipalità condivisa con il territorio. Quindi il modello Napoli della politica e dell'amministrazione funziona. Ieri registriamo in modo positivo che il Ministro ha detto finanziamo altri due progetti modello sanità e ha chiesto al Sindaco di indicare due quartieri su cui lavorare e lo faremo insieme nei prossimi giorni alla città. Altro aspetto, educatori, maestri di strada, progetti che il Comune di Napoli fa da tempo, da ultimo tanto per ricordare Forcella, altro quartiere complicato, il Ministro ha detto bene quello che fa il Comune, implementiamo, e quindi dico bene che il Governo segua e insieme a noi vada in questa direzione con 2 milioni di euro col PON sicurezza, educatori di strada e maestri di strada. Ho posto il tema di un'interpretazione di buonsenso, l'ho detto più volte al Prefetto e non solo, sulle difficoltà che a Napoli, anche in altre città, ma che a Napoli ultimamente si sono registrati per poter organizzare eventi culturali nei quartieri difficili anche, con una serie di eccessivi adempimenti formali e burocratici di troppo, che non hanno nulla a che vedere con la sicurezza, quindi su questo anche ho chiesto un impegno interpretativo, ripeto, tra tutte le forze in campo che si vada in questa direzione. Ho molto apprezzato, ma l'avevo già fatto in sede di comitato a Napoli, perché qua, ripeto, ieri c'è stato l'intervento del Ministro che si è innestato su una serie di comitati che ormai si fanno da tempo, quindi non è che c'è stato, diciamo, una svolta ieri, ieri l'ha detto anche il Ministro, c'è stato un bilancio e sul bilancio si sono innestate degli interventi importanti del Governo. Ho molto apprezzato che il Procuratore della Repubblica Melillo abbia creato all'interno della Procura della Repubblica una sezione coordinata da un procuratore aggiunto che era ieri presente, la dottoressa Rosa Volpe, dedicata alla sicurezza urbana. Non vi sfugge, sicurezza urbana è un tema della legge che ha istituito la sicurezza urbana
partecipate. Un altro tema di cui si è parlato ieri, che io ho posto con molta forza, l'avevo già fatto pubblicamente: troppe sentenze passate in giudicato che non vengono eseguite. Questo mi sembra un tema di cui pochi si interessano, a me mi sembra di una gravità inaudita, lo dico come magistrato. Cioè, qua certe volte discutiamo di arresti e di custodia cautelare, qua abbiamo persone dichiarate delinquenti, quindi non più presunti colpevoli, che non vanno in galera. E questo è un tema di sconfitta dello Stato clamorosa, su cui ho posto il tema, così come diversi di noi abbiamo posto il tema che i processi devono essere rapidi, quindi ci vogliono investigazioni concrete, forti ed efficaci, tempi giudiziari ragionevoli e certezza del diritto e certezza della pena. Insieme abbiamo condiviso il progetto del cosiddetto responsabile distrettuale sulla sicurezza, cioè un coordinamento territoriale tra il responsabile di pubblica sicurezza e i presidenti di municipalità, e il comitato, non il sindaco, ha indicato come tra i modelli vincenti quello della terza municipalità, dove abbiamo il nostro presidente Ivo Poggiani, e insomma anche tantissime altre cose. Quindi io credo che è venuto fuori che le forze investigative stanno facendo un lavoro importante, hanno individuato quasi tutti i responsabili degli ultimi episodi. Altro fatto che è venuto fuori in modo chiaro, che non parliamo di emergenza Napoli, purtroppo questi fatti accadono in tutto il paese e non solo nel nostro paese. Sicuramente c'è la volontà di investigare in modo efficace che cosa sta accadendo, se ci sono delle evoluzioni. E un'ultima cosa che vorrei dire, che insieme il sindaco e il prefetto metteranno in campo un'azione che è già in atto, ma la struttureremo in modo definitivo, di un tavolo permanente per il coordinamento di tutte le forze in campo, tutte. Quindi si va dalle associazioni, ai parroci, alle scuole, alle ASL, agli enti di prossimità, tutti, per meglio coordinarci, meglio rafforzare la filiera di intervento, dove tutti riconosciamo che un ruolo fondamentale lo può svolgere e lo deve svolgere la scuola. Altro aspetto che abbiamo condiviso: attenzione all'effetto emulazione, quindi un ruolo di responsabilità di tutti. Io credo, per esempio, ve l'annuncio e mi auguro di poter trovare il vostro consenso e dei vostri colleghi, in alcune riunioni o in tutte le riunioni di questo tavolo far partecipare anche il mondo della cultura, ma anche il mondo dell'informazione, perché credo che sia molto importante. L'informazione è un servizio pubblico, indipendentemente se lo fa la RAI o lo fa una televisione privata, è sempre un servizio pubblico di grandissima rilevanza, e noi tutti diamo grande importanza al ruolo dell'informazione, della cultura, dei media. Insomma, è un momento difficile della società, non solo napoletana, nel nostro paese, accadono fatti gravi e a Napoli si è registrato che tutti quanti stanno lavorando nella direzione giusta, ognuno con le proprie sensibilità. Si è anche sottolineato, lo vorrei ricordare, l'ottimo livello di cooperazione istituzionale che c'è nella nostra città. Consentitemi un'ultima cosa, non lo so, però insomma ieri volevo, poi il ministro mi voleva far aprire la conferenza stampa, io invece ho preferito che parlasse il ministro. È una cosa la volevo dire, è importante appunto che si tengano fuori questi temi dalla campagna elettorale. Questo è un po' un auspicio, perché altrimenti abbiamo il rischio di dover sopportare la campagna elettorale nel nord sul pericolo di inquinamento della razza bianca, no? Abbiamo scoperto un giorno all'improvviso questo ulteriore pericolo, secondo qualcuno che addirittura si candida a guidare una regione, che c'è questo pericolo in Italia, e rischiamo nella nostra terra del sud di fare campagna elettorale anche con argomentazioni misere sulla pelle dei nostri figli. E invece noi dobbiamo dimostrare da adulti e da persone che ricoprono incarichi istituzionali che ci stanno quei ragazzi così belli, straordinari e pieni di energia, che stanno manifestando anche oggi, così come qualche giorno fa, nella nostra città. Quindi il momento è complicato, c'è bisogno di un senso di responsabilità da parte di tutti, e mi auguro che le forze politiche impegnate nella campagna elettorale mettano al centro della loro campagna elettorale programmi seri e non propaganda o misere polemiche, come ad esempio quella, devo dire, che ha unito in un abbraccio politico davvero misero la Valente e la Carfagna sul tema del DASPO, che un po' impressiona, perché persone, come dire, che discutono e approvano o votano leggi e non sanno manco quello di cui parlano, mi fa pensare che c'è un rischio davvero elevato che questa campagna elettorale la si voglia
fare strumentalizzando cose che meriterebbero un grande rispetto e una grande credibilità istituzionale. Sindaco, ti chiedevo, a proposito delle linee guida, parlo di sicurezza urbana, sembrerebbe che poi le linee guida che siano, correggimi tu, sei magistrato, sei, dovrebbero essere fondamentali proprio per trasformare addirittura i regolamenti in quello che ci sta scritto in sicurezza urbana. Invece voi siete costretti ad andare avanti ad ordinanze che possono durare 60 giorni al massimo, no? Correggimi se sbaglio. Perché non si fanno queste linee guida? Di chi è la responsabilità? Allora, per quanto riguarda la riforma sulla legge della sicurezza urbana, si sta andando avanti ed è oggetto della conferenza, come sapete, Stato-Città, sulle quali poi si innestano i regolamenti di polizia urbana che devono andare nei consigli comunali. Quindi questo è un tema che è in lavorazione e quindi devo dire, temo che la campagna elettorale rallenti non i regolamenti di polizia urbana su cui noi andiamo spediti nei vari comuni d'Italia, e lo dico anche come responsabile ANCI per la legalità e la sicurezza, proprio ieri si è fatta una riunione su questo e su altri temi, temo invece che la campagna elettorale rallenti la conferenza Stato-Città. Sui tempi dei 100 uomini, ieri durante il comitato i responsabili della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Finanza hanno già diviso le unità tra di loro, quindi mi hanno detto tempi immediati. Questa è stata la frase del ministro, tempi immediati. Un chiarimento che ci interessa, abbiamo fatto noi appena abbiamo sentito, ma il termine usato dal, senza voler fare polemica ovviamente, il termine usato dal ministro, tecnica terroristica, non sembra un attimo esagerata? Stiamo parlando comunque di ragazzi. Ma il ministro ha specificato bene, sia in comitato che in conferenza stampa, che si tratta di fatti completamente diversi, è un'affermazione che io non avrei utilizzato, perché proprio perché condivido il ragionamento che abbiamo fatto in comitato, rischio emulazione, il rischio di dare potenza a chi invece deve essere considerato come un fatto criminale gravissimo ma ordinario, che va affrontato con le forze di polizia ordinarie e democratiche, quel tipo di affermazione rischia di esaltare persone che tutto dobbiamo fare tranne che farle considerare, come dire, i leader criminali e i padroni di un territorio. Quindi il ministro ha spiegato bene, ecco, quindi non, consentitemi di chiudere, che non voglio fare la polemica col ministro, perché anzi devo dire si sta lavorando su questo tema con uno spirito di cooperazione istituzionale davvero eccellente, però lei mi fa la domanda, io quella frase non l'avrei utilizzata in conferenza stampa. Scusa, una cosa da terra. Nelle more, ma l'area per il deposito temporaneo? La deve trovare adesso, ce la deve proporre la prefettura, perché è compito loro. Noi però abbiamo dato la disponibilità, se c'è un'area, abbiamo dato anche qualche indicazione, noi siamo pronti. Sì, però speriamo, eccolo, sollevata io la cosa. Cioè, no, loro dovrebbero concludere una gara che magari dopo Attilio vi può dare qualche dato. Come i porticati di stiamo andando un po' troppo lunghi, e in questa attesa della lunghezza noi ci siamo mossi sino al recente passato, ci muoveremo anche adesso, però insomma abbiamo bisogno di un sostegno, chiaramente, nel senso che il Ministero e la Prefettura che devono sostenere e mettere in campo questa azione. Il Ministro ieri, l'avete ascoltato, ha detto immediatamente si deve fare questo, hanno condiviso la nostra istanza, che è stata fatta poi anche sottolineata dalla Presidente Patrizia Esposito del Tribunale per i Minorenni. Grazie a voi.